Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Come promesso andiamo a vedere l'aggiornamento appena uscito della DJI Fly. Infatti ieri sera è uscito l'aggiornamento per iOS, ho qui il mio iPhone 11, proviamo a scaricarlo e vediamo come funziona questa applicazione. Se ve lo siete persi, stamani ho registrato un video dove ho avuto dei seri problemi con il mio Mini 2. Vediamo di installare l'aggiornamento, proviamo a fare un po' di voli e vediamo come si comporta. Vai con il video! Proprio il drone. Proviamo a far volare il nostro. Punto di ritorno aggiornato. Allora, proviamo a farlo salire e vediamo. Guarda, voglio andare a bloccare l'esposizione. Vediamo come si comporta. Siamo a 70 metri, 80 metri, nessun lag, immagine molto fluida. Voglio provare a mettere la griglia per vedere come si comporta il drone. Adesso c'è un po' di vento in quota. Metto la griglia, vado a fissare un punto, ad esempio questa casa qua, voglio fissare esattamente il centro dello schermo e provo ad andare con lo stick, ragazzi, in avanti per vedere se il drone mantiene una traiettoria corretta. Ci siamo? Vado con lo stick in avanti per vedere se il drone mantiene una traiettoria oppure ruota. Lo tengo fermo, voglio vedere se l'immagine risulta perfettamente ferma, però direi che ci siamo, ragazzi. Qualche lag ho visto qualche lag, adesso riprovo a mandarlo. Riproviamo. Adesso vado a mirarmi perfettamente. E vediamo cosa succede se io vado avanti. Bene, direi che ci siamo, ragazzi. Lo riporto a me.
Direi che come overing ci siamo. Allora, fatta la calibrazione dell'IMU, il drone si comporta decisamente meglio. L'overing è buono, ho provato la modalità sport, la modalità normal e non ho riscontrato nessun problema, quindi devo dire test superato. Stamani avevo fatto un volo con la versione precedente, ragazzi se non l'avete vista andatelo a vedere, trovate qua sotto il video in descrizione, e avevo avuto non pochi problemi. Adesso direi che ci siamo. Questa versione mi sembra abbastanza stabile e cosa dire, ve la consiglio, sì, potete installarla tranquillamente, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, magari qui sotto nei commenti scrivetemi appunto cosa ne pensate, io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione, alla prossima, ciao!